Daniel Hackett, è iniziata bene questa marcia di avvicinamento quindi ai qualificazioni europee? Sì, è stata la prima amichevole, quindi non è stata pulitissima, però è stato importante venire fuori e cercare di vincere la partita, cercare di eseguire quello che abbiamo fatto in allenamento e soprattutto trovare una buona condizione. Oggi è stato un buon test. Daniel, questo è un torneo che chiude il vostro periodo di ritiro a Folgheria. Com'è stato l'impatto con il Trentino, con la realtà di Folgheria? Com'è andato questo ritiro? Beh, per quel poco che ho visto, io sono arrivato tardi, quindi sono stato lì solo 3 giorni, è un bellissimo posto, abbiamo lavorato bene, penso, tutti i ragazzi si sono trovati bene, soprattutto era importante cercare di limitare gli acciacchi e cercare di mettere tutti in condizione. Siamo ancora un po' indietro perché abbiamo carichi di lavoro pesanti, però pian piano ritroveremo la forma. Avete fatto tutto quello che vi siete prefissati di fare in questo periodo di ritiro per arrivare nel migliore delle condizioni alle qualificazioni europee? Ma adesso è difficile da dirlo, dobbiamo ancora lavorare, fare grossi passi in avanti, però la volontà c'è, il gruppo c'è, quindi sta a noi adesso tornare a lavorare, finire bene questo torneo, andare a Trieste e poi ingranare bene per le partite di qualificazione. In quest'ottica quanto è importante questo Trentino Basket Cup? Ma è importante per noi perché sono 3 test contro squadre di buon livello europeo. Anche oggi la Finlandia ha fatto vedere buone cose, però penso che noi possiamo far meglio.